Caschi, dove le abbiamo trovate? Maro, le penne. Ehi, ehi, sono molto sexy. Ma poi si ferma tutta dura, guarda. Tu fai... Basta. Ma le faccio... E tutte dure. Sono durissime. Madonna. Non aspetta, siamo in Giappone, dobbiamo guidare a sinistra. Le regole... I regoli. Non sembra romantico tutto questo, eh? Su Vome, noi due da soli su un ponte con la moto incredibile. E che spinta però, dai. No, è finita già qua. Ma che palle. Canae! Ma perché è messa così come una prostituta? L'ho peccata prima perché non voleva farmi un panino. Hai fatto bene, brava, continua così. È la tua fidanzata? È la mia fidanzata. E siete carini insieme, io sono tutto bello. E dove è finito Tomoya? Che fine ha fatto? Forse sarà con un mafioso fortissimo. Chi lo sa? Io non c'entro niente. Io non saccio niente. Ah già, che pugno. Che fai? La tua ubriaca? Chi è? Ma è il mafioso. Ma chi è? Io non lo conosco. And Tyranto Light. Io sono Michael. No, basta. Abbiamo già fatta questa. Andiamo. Ma che pugno. Tutto duro. Con le luci spente. Così fai incidenti. Se ci portano in Africa mi arrabbio. Ma siamo fermi. Niente, questo deve andare in bagno. Ci abbiamo fatto 2 metri. E vado in bagno, dai. Sono un masculo. Ma qui non c'era niente di losco. Ma che è servito? Ah, ma si stanno portando veramente in Africa, bastardi. Quanto storti, però. Muehehe. Dai, che adesso ci fucilano uno a uno. Non uscire. Ma è la barca. Io volevo andare in aereo. Oh. Lo sapevo. Ma dai. Oh mio Dio, è lui. Ma come tu muoi, è vero? Ma che cosa sta succedendo qua? Oh, Tomoya di merda! Avevo ragione io che ero un bastardo, che se le fa con le vecchie. Avevo ragione il mafioso, ho sempre dato ragione al mafioso io, sono un genio. Sono un po' un custom character io in effetti. Facciamo robe col mafioso, con lo Yakuza, con la Yakuzi. Non a questo, all'altro. Ma che fa l'occhiolino? Ma non tu, coglione. Lo sapevo. Vecchia di merda! Che ti venga l'artrite doppia. Ah, ma io c'avevo il buco dietro, vaffanculo. Perché c'è proprio uno scotch qui? Proprio in questa stanza anonima. Perfetto. Bellissimo. E io me lo porto così posso tagliare tutti gli altri. No, eh? Come dovremmo scappare? Dopo facciamo esplodere tutto. E mi serve qualche coltellino o qualcosa per tagliare la gente. E la madonna! Un attimo. Ah, ma sono morto da stronzo. A posto, il detonatore. Che bello, che bello. E niente, facciamo esplodere tutto adesso, vai. Set the detonator. 300 immoral points, perché? Chi è? Fanno tutti uguali. Ah, ma tutti sono liberati, perfetto. Perché il moral points? Oh, lo so, ho salvato tutti. Sono un angelo. E come hanno fatto uscire loro? Come avete fatto? Oh. Cosa c'è dentro questa porta, eh? Cosa c'è? Niente. Oh shit! Oh shit! Scappa io! Muovi! La madonna! Oh no! Bastardi! Faccio finta col dito di sparargli! Bang! Oh ipoteros! Mamma mia! Yakuza Filippo! Chi è? Spara tutti! Chi è? Sì! Ma era la pula, tutti erano Yakuza! E niente, praticamente c'era questo gruppo con la vecchia, con Tomoya e l'altro che è arrivato dopo, che vendeva gli schiavi, ovvero noi, quando succedevano disastri. Ma d'Antonio che è tutto sudato, che schifo. Ma è quello Zia May, quello è un elicottero! Non ti avvicinare, canale, non te voglio più io, voglio cosa, come si chiama lì? Juvarash. Ma io mi abbandoni così? Oh, ma puttana! E ce ne andiamo in elicottero, all'alba, come i veri Resident Evil. Mi ricordo tutti gli eventi e le cose che ho fatto questa settimana. Andiamo via con lei, prima che possiamo, e che vuoi tornare in città come un coglione, no? Che elicottero durissimo, che bello! È durissimo! E finisce, minghia! Bellissimo. E niente, mi sono spoilerato. Cioè, non mi sono spoilerato che finiva così, perché è stato un twist incredibile, non lo sapevo. Però mi sono spoilerato che dopo la fine c'è un epilogo in cui si gioca e succedono le cose. Però è molto bello, perché è low budget, come piace a me. Mi sa
che nell'epilogo faremo fichi fichi. Mamma mia. Sono ci presto.